Grazie per la domanda. Ancora adesso con lo studiatese mi capita di studiare, faccio il pezzo salsa, ma io la salsa non l'ho mai suonata, quindi vai a vedere e ti accorgi che il loro battere è sul secondo e quindi è tutto un po' spostato, quindi devi suonare. Cioè, poi ti trovi a Sanremo a fare appunto la mononota dove il finale è proprio un finale super allegria, salsa manetta, ma non l'hai mai suonata e quindi devi studiare. Negli anni appunto ti trovi a suonare in una realtà musicale dove noi quattro siamo sempre stati molto diversi, cioè con delle cose in comune, però magari a tutti è ovvio che piacciono i Beatles o i Deep Purple, poi a uno piacciono tantissimo i Genesis, a me piace tantissimo il Southern Rock, come quell'altro piace tantissimo James Taylor, e l'altro a parità di cantautore piace tantissimo Zappa, quindi poi tutte queste cose si mettono insieme, viene fuori questa alchimia che sono gli Illustratesi, dove però ognuno pesca dalla sua cultura, dalla sua passione, e certe volte l'altro deve avvicinarsi al proprio compagno affrontando argomenti che non ha mai affrontato, quindi questa è la difficoltà, ma più che la difficoltà poi di farla quella cosa è forse più di apprendimento. Chi non ha mai suonato heavy metal forse è meglio che se lo vada ad ascoltare per capire quali sono i meccanismi, come chi non ha mai suonato il reggae, che sembra la cosa più semplice del mondo, ma se non la fai bene il tiro non c'è groove, e quindi bisogna prepararsi, ecco, la preparazione sconfigge la difficoltà.